Dopo il successo di Ahia, salite sui veicoli, alcuni tutti fuori. Accompagnato dalla sua gallina di fiducia, con il volto dello youtuber e streamer Technoid, preparatevi a qualcosa che non avete mai visto. Qua questa andiera c'è sta molto bello. Arriva Roby. C'è l'andiera più blu. Vieni, c'è già la polizia. Che cosa? No, no, non stare a seguire noi, guarda, c'ho il freno. Sì, visto? Sì. No, no, no. Questo qua si fra. Oh, yeah. Anche questo sì. Qui, oh. Sì, oh. Si stanno no, seguendo. Anche gli altri tre, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, corri, corri! Oh, 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 oh. E non lo faccio non niente! Tu con la gallina, vieni. Io cosa c'entro perché io? Vieni tu con la gallina sul Raptor, veloce, muoviti. Ma io non stare neanche il fare sul Raptor, veloce, muoviti. Ok, va bene, non sparare. Ok, va bene, per favore, non sparare. No, lo fracello, il seguire, il cioio, il finiccio nel... Ascoltatemi, ma tu chi sei? Ascoltatemi, io c'ho il paura, per favore, io c'ho il paura. E io, no, e io poverino, io non faccio niente, io non capisci il bene in sua lingua. E io non parlo l'americano, io non parli bene, per favore, lasciami stare, io il poverino, io non faccio niente. E non hai fatto niente, non hai niente da temere, no? Eh sì, però c'ho il venuccio al prendermi così col fucile, anche il santo, dopo c'è il paura. C'è un po' di paura. Adesso glielo spiegherà il nostro capo che cosa hai fatto. Chi? Il suo capo, il chi? Oh, fratello, ma c'ho un po' ahmak, ma c'ho un po' il matto. Fare questo lavoro bisogna essere un po' matti. per favore, fratello, fare il bravo con me. Io sono bravo. Io con mi c'ho fratello, ok? Ascolta, fratello, io ci credo, io c'ho il pregare, per favore lasciami stare, lasciami scendi qui, qui va bene io andare a piedi, per favore. Che cosa vuoi fare, non vuoi venire alla festa? No, io andare nel festa, e poi tu come sapere che io andavo in festa? Noi sappiamo tutto. Che il sai, ciò? Che cos'era questo, il freno a mano? Ma io c'ho il paura. Sai cosa succede a chi fa troppe domande? Ah, io sto zitto. C'è il prego, fratello, io sto zitto, ok? Io adesso sto zitto. Ma io voglio che parli. Sei simpatico. Sei simpatico. Ah? Ah? Zit. Stai zitta, stai zitta, le harkat, stai zitta, che il dio ti bruci. Sono molto deluso. No. Sono molto deluso. Scherzetto. Scherzetto. Non vuoi venire a cena con noi? No, vengo, scherzetto. Io faccio solo il scherzetto perché è molto simpatico. Non sei simpatico. Scherzetto. Vengo con ci e faccio cena. Avete visto? È simpatico. No, io vengo il conci. Wallah, vengo il conci. Non ce lo muovi più io. Non ce lo facciamo la gallina? È il iPhone il mio, gallina. Però. È il iPhone job me lo dare, per favore. Io c'ho solo quello, il iPhone. Adesso tu vieni a cena con risale noi. Risale sul Raptor, sì. Muoviti. Sì. Ok, va bene. Noi. Ok. Chissà cosa mangiare. Metti dietro. Metto dietro. Ok, va bene. Ti sto puntando. Hai una canna del fucile sul collo. Movimento sbagliato. Allora. Sei fottuto. Okay. Ne muovo io. Non scherzetto. Lo muovo. Bravissimo. Tranquilla, Gesù. Pabugi, Gesù, pabugi. Pabugi, Gege, pabugi. Non fai zitto quel pollo. No, è il gallina, lei, il gallina. Non c'è fuori. Ma noi dove siamo? Ehi. Sì. Veloce. Il vengo. Ma noi dove siamo, il qui? Non ti preoccupare. Quante domande. Non fai il paura.
Ti piacciono le feste? Sì, però io non voglio... Anche a voi! Beh, il... Oh, c'è il Calioni lì! Io c'ho il paura del Calioni! Ma è del Calioni? Come lo chiami? Ma lì c'è il... Ma lì c'è il Calioni! Ma chi è questo? Il Joker? Sto arrivato, capo. Ciao, Roby. Mie carissime mie ombre, adesso parlo io. Roby, so chi sei, da dove provieni e qualsiasi cosa che fai, so come sei arrivato, so tutto io. Mi presento, sono Killer, ok? Questa è la mia casa e la mia agenzia, di mia e di mia sorella, e si chiama Black Skull. Il piacere è il mio e io mi chiamo la Roby. Allora ti dico, carissima Roby, io so che te la fai con certe persone che diciamo hanno a che fare anche con me, e quindi ti ho portato qua per farti una piccola proposta, se vorrai lavorare per noi. Ovviamente quando lavorerai con noi ti darò dei lavoretti poco legali e ti pagherò per bene. Non ho capito, ripeti, please. Allora, tu hai a che fare con una persona a me molto cara, ok? Con un mio fratello gemello. Ah, ci ce l'avere il tuo fratello gemello? E io già sentito il tuo voce in giro, però diciamo io non... Diciamo che è una persona che lavoro tanto spesso con lui e gli do tanti lavori. Sono il suo rifornitore di armi. Ecco perché... Ma chi? Ma io... Forse c'ho un sospetto, però io non so se lui oppure no. Dici c'ho il nome, per favore. Ti do un indizio. Hai capelli bianchi. È il mio amico Sacco. Din din din. Hai capito bene. Lui lavora per me. Ah, Sacco, c'è un fratello, il gemello. Diciamo di sì. Diciamo di sì. Come siamo, diciamo? Molto sì o no? Sì, si può dire. Siamo molto simili. Su certi aspetti, però, io detengo questa agenzia insieme a mia sorella e lui viene a comprare da me. Oh, fratello, per favore, cini il tuo Calioni dietro, che il vedo che il sbava, che vuole mangiare il miel gallina. Piccoline, state calme, non dovete avere fame, perché vi devo da mangiare prima di qualcuno, no? Bene, ti volevo dire, io ti darò dei semplici lavoretti, ok? Dove può essere qualsiasi cosa di illegale e ti pagherò. E vai tranquillo, la tua identità è in salvo. Può essere che un giorno ti faccio pure dei documenti falsi o un qualcosa. Ti posso dare una mano. Ma perché io devo lavorare con C? Io lo posso accertare o il rifiuto, vero? E io il rifiuto, io c'ho il praora, fratello. Io ti dico, se rifiuti, io non ti ammazzo. Ma se accetti, avrai questi lavoretti. Sta a te. Semplice. Ti vedo un po' troppo indeciso. Forse è la prima volta che lo voglio fare. Facciamo così. Se non accetti, bella, ti divorano. A te la tua gallina. Sì, ma c'è il detto mi prima che io ce l'avevo in scelta, però così io non c'ho il scelta. Io non do scelte, devi capire. E io allora ci devo accettare per forza. Ok, accetto. Perfetto. Ora ti lascerò il mio numero e quando ti dovrò dare qualche lavoretto, ti darò qualche lavoro. E ovviamente non racconterà a nessuno che io do armi o do tante cose o do pagamenti. Non dirlo alla polizia che è killer, perché altrimenti ti potresti ritrovare morto. No, io... Oh, barrab, te li giuri. Barrab, te li giuri che non ci c'è mai. Il bulissimo è chi si cito. Io, okay. Io non ci conosco, tu conosci me? Sì, anche io, però non conoscete, ok? Me la carci, lo giuro, barra. Facciamo una cosa, carissime signorine mie, portate via le pantere, essendo che ha accettato. Complimenti, tu ci 1, 2, 3, 4, 5 il pantere. Sono soltanto ossessionato da una sola donna in particolare. E come si chiama? Suki. Melisuki. È una ragazza. È una donna strabiliante. Ne sono follemente innamorato. Però. Ma di nome o di fatto?
Di nome? Ah, pensavo già fatto. Bene, bene, bene. Gli avete per caso preso qualcosa, ombre? Perché se sì, ridateglielo. Ti voglio dare il mio numero, così quando ti dovrò dare qualche lavoro, ti fornirò qualche lavoretto. Perfetto, ci sei? Ti vuoi segnare il mio numero? Sì, sì o no? Sì, sì, io gli scrivo il cinimero. Tu come ci chiami? Killer 1 6 1 8. Ecco il mio numero. Facto. Perfetto, quando ti dovrò dare qualche lavoro, puoi avere bisogno di un favore, puoi chiedere a me. Armi, documenti, veicoli, tutto. Aspetta, aspetta. E ci vuoi fare anche il documento falso? Sì. Adesso ci ho parlato per bene con me. Perché tu hai detto prima e fare l'armi. Ok, va bene, mi piace l'armi. Però adesso a me il servì molto bene documento falso. Documento falso. Però prima ti devo mettere alla prova. Non posso darti i miei vantaggi se non ti metto alla prova. Absolutely. Adesso io il disposto al fare. In futuro. Ti darò un lavoro in futuro. In futuro. Allora. Ah, e se io ce lo voglio il documento? Quando servirà il documento falso? Quando avremo il tempo e quando avrai superato le prove? Tranquillamente. Ti darò il documento falso. Ma che ci puoi dire il provi? Lavori? Come potrebbe essere rapire qualcuno, ammazzare qualcuno, consegnare un carico, cose il poco legali, no? Fracello, tu non ce li devi preoccupare, tu mi dici quelli che devo fare e io il faccio. L'importante è che ci sarai pagato. Oh, ovvio, quello è non c'è il scherzi. E l'importante è che io come il primo il pagamento che tu me lo fai, mi procuri un bel documento con scritto il mio nome al posto che il mio nome è scritto Francisco. Ok. Poi provvederò a farti fare questi documenti. Però prima ti metterò alla prova. Oh, va bene, non c'è il problema quando si tratta di fare le cose per ragazze che mi piace. Io le faccio il ciuccio. Va benissimo, perfetto. Se vuoi, puoi prendere la macchina e andare. Puoi tornare a fare quello che stavi facendo. Oh, ok, va bene. Ok, va bene, grazie mille. Ciao, capo molto buono. Ok, grazie mille. Saluti le ragazzi tui, il Calioni tui. Saluti tutti i ragazzi, tutti gentili. Solo che ci posso dire una cosa. C'è uno di loro che mi sembra un pochino wow. Un pochino geloso. C'è uno di loro che un po' va un po' il fuori di il testa. Un po' pazzo? Lo sono sì. Anche io. Ricorda, la pazzia è relativa. La sai la definizione di follia? Follia è rifare la stessa cosa sperando che ci sta un cambiamento. Ok, va bene, ciao il belli. Ciao. Arrivederci. Gesia, ascoltaccio, Gesia. Ma queste persone sono davvero tanto pericolosi, ok? Queste persone pericolosissime. Andiamo via. Dove è la strada? Dove è la strada che ce l'andare via? Questo Gesia mi sembra un bel boss del mafia, eh? Gesia, questo è uno che me le sembra che è il forci. Questo è il bello forci. Questo ci può aiutare. E lui pensare che lui so che ci metto noi, ma noi no so che ci ho messi. E noi alla fine usare lui, capito? Perché noi serve il documento e ci uccide cose. Hai capito questo? Guarda qui il fatto con tutti i soldi il sporchi, eh? Hai capito? E capisce lui questo? Lui pensare che lui fare il folpo con me. Ma lui non sapere che io il mio nome è Roby. E faccio il soldi, divento io il capo lì. Ah, aspetta che il spera. Andiamo a chiedere il sacco e le informazioni.